Buonasera da Giovanni Paristo, bentornati in spazio di approfondimento che questa sera vogliamo dedicare alle bande musicali, un grande patrimonio culturale che è costituito appunto dalle storiche bande musicali di cui anche il territorio cremonese è ricco, un patrimonio che rischia di sfaldarsi dopo 15 mesi di attività. I riferimenti letterari e cinematografici alle bande sono veramente tanti, come per esempio questo. Metteva in Totò a colori, film di Steno del 1952, strappa le risate anche ai nostri ospiti collegati. Saluto Andrea Maggioni, che è il coordinatore, diciamo, dell'associazione che racchiude una ventina di bande del cremonese. Buonasera Maggioni. Allora, Totò a colori è con questo corpo bandistico che non voleva smettere di suonare nonostante l'ospite straniero dovesse parlare. Insomma, i riferimenti musicali e cinematografici sono veramente tanti quando si parla di bande. E poi saluto anche Roberta Patrini del corpo bandistico di Umbriano, Andrea Chizzoli della banda musicale di Trescore e Antonio Pini, consigliere e tesoriere della banda di Trigolo. Con loro questa sera tenteremo di capire un po' com'è la situazione relativa alle bande musicali, che sono ferme da oltre un anno, insomma da praticamente l'inizio del 2020. Per loro non è stato più di fatto possibile riprendere l'attività. Si spera nell'arrivo della zona bianca, e quindi dal lunedì 14 giugno probabilmente, quasi sicuramente, potranno riprendere l'attività, quindi le prove, le esibizioni. Maggioni, allora, c'è attesa per questa ripartenza? Sì, c'è molta attesa. Intanto grazie per questo spazio che ci riservate. Per noi è un piacere poter far sentire la nostra voce e far sentire che ci siamo. Purtroppo la pandemia, come ha toccato tanti ambiti, anche il nostro ambito, che è un ambito praticamente di volontariato, ha comportato un grosso stop e appunto avrà probabilmente dei riscontri anche negativi in futuro, perché comunque i nostri giovani, le nostre scuole di musica soprattutto, che sono il cuore della nostra attività, hanno subito uno stop importante. Abbiamo fatto le lezioni online, ci siamo attivati con tutte le forme, però i ragazzi erano stanchi dopo 5-6 ore di lezione a scuola online a distanza. Dopo fare lezione anche di strumento a distanza diventava veramente impegnativo, quindi senz'altro anche questo influirà sulla nostra attività. Però veramente noi siamo carichi, non vediamo l'ora di ripartire per ritornare nelle nostre vie, animare le nostre piazze, nei teatri, per portare la nostra musica e portare un po' di serenità dopo questo brutto momento. E ci fa molto piacere, certo, che tenere, come dire, uniti, no, tutti i vari componenti dopo questo lunghissimo stop non è facile. Vi siete mantenuti in contatto naturalmente, ma di fatto non potevate provare, non potevate ritrovarvi, quindi attività completamente bloccata. Sì, assolutamente, l'attività è stata praticamente bloccata. Ci sono fatte alcune cose online, dei video, ognuno ha registrati a casa sua, ecco, come tante bande hanno fatto, come potete vedere, ecco qua in sovraimpressione alcuni video, ecco, che tutti noi abbiamo fatto per cercare di tenere unito il gruppo. Certo. Perché comunque i nostri sono gruppi molto diversificati, andiamo dal ragazzino sui 13-14 anni fino all'adulto magari che suona in banda da una vita e 75 anni, quindi capite come sia veramente difficile tenere unito un gruppo così vario facendo il tutto a distanza, ecco. Certo. Perché mentre la nostra forza quando siamo in presenza, in distanza diventava veramente molto difficile. Allora, stavamo vedendo la banda musicale di Trescore. Andrea Chizzoli, lei è il presidente, possiamo anche vederla, magari anche sentire la sua banda. Ma cos'era questa registrazione? Avete registrato un'esibizione ognuno a casa propria? Sì, è stata una cosa un po' particolare. Abbiamo organizzato tramite una videomaker del nostro paese
e ci ha consigliato come fare per mettere insieme ogni singolo strumento e trovarsi ancora a suonare tutti insieme alla fine. La cosa è stata abbastanza difficile, dovevamo seguire una certa intonazione, dovevamo seguire e rispettare tutto lo stesso ritmo, però nell'insieme ha funzionato. È stata fatta lo scorso anno per il 25 aprile, non potendo fare una manifestazione in piazza, abbiamo preferito regalare al paese, in questo modo. Certo. Beh, insomma, allora, l'Inno d'Italia l'abbiamo sentito l'altro giorno, diretto da Riccardo Muti, adesso vuol dire senza nulla togliere, però sentiamo un po' anche il vostro, via. Uguale. Dopo Riccardo Muti, no, adesso a parte le battute, ma complimenti, perché comunque non è stato facile coordinare tutte le esibizioni, insomma fare in modo che, però devo dire che il risultato è estremamente apprezzabile, e anche tutti i componenti della banda di Trescore, insomma, avranno apprezzato, no, questo tentativo per in qualche modo ricomporsi. Come dice? Un'azione da parte dei musicanti, dei musicisti di Trescore, proprio per la voglia di tornare ancora a suonare assieme. Adesso finalmente speriamo veramente che si lasciano riprendere definitivamente le nostre prove, le nostre esibizioni all'aperto. Stiamo già organizzando qualcosa. Ieri sera ho fatto un incontro qui con le altre associazioni del paese, parroco, vice sindaco e quant'altro, proprio per organizzare assieme alla banda e assieme a tutto il paese, tutte le associazioni, una manifestazione che dia un po' il risveglio da questo torpore in cui secondo me siamo un po' rimasti tutti. Certo. Ho finalmente tra i nostri ospiti anche una donna, perché poi che si parli di politica, di bande musicali, di sport, le donne non si sa perché, cioè purtroppo si sa perché. Invece ci fa molto piacere salutare Roberta Patrini, allora consigliera del corpo bandistico di Ombriano e poi direttrice, quasi direttrice del corpo bandistico, no? Com'è? Vice direttore. Vice direttore, ok, chiedo scusa, vice direttore, diciamo molto vicino alla direttrice. Esatto, devo dire che, come hanno già detto Andrea e Andrea, quest'anno è stato veramente duro, perché la banda è un gruppo amatoriale fatto da ragazzi, bambini, adolescenti, anche adulti, e per tenere insieme un gruppo così vario di età, essere distanti l'uno dall'altro, non potendosi mai trovare, quest'anno è stato ancora più duro dell'anno scorso. L'abbiamo sentito ancora meglio, questo Covid è stato ancora più pesante per noi. Ecco, come diceva Tony, anche noi ci siamo attivati perché vogliamo far sentire di nuovo la banda in paese e vorremmo risuonare in piazza, come ci hanno richiesto anche vari don, per poter riportare la musica proprio in paese. Non vediamo l'ora e speriamo presto di poterlo davvero fare. Bene, complimenti. Lei che cosa suona? Io suono il clarinetto. Il clarinetto. E vogliamo ricordare anche la direttrice? Sì, mia sorella gemella. Ah, ecco, no, perché lì volevo arrivare, insomma, perché direttrice e vice direttrice, insomma, è anche un'altra caratteristica, se vogliamo, no, della banda di Ombriano, che la direttrice e la vice direttrice appunto sono sorelle e gemelle, anzi qualche volta vi scambiate anche. Intercambiabili. No, scherzo. No, certo. Bene, queste sono immagini, lei le riconosce queste immagini? Sì, qua siamo, eravamo a un raduno di bande a Racconigi 3 anni fa ed è stata un'esperienza super divertente, ci siamo tutti molto divertiti. Questi sono momenti di unione dove si crea anche gruppo con altri musicisti di altre bande ed è stata un'esperienza unica,
anche in questo caso non vediamo l'ora di poter ripartecipare ad eventi del genere. Certo, eventi che insomma contribuiscono alla socializzazione, insomma a creare rapporti, e questo è anche uno degli obiettivi che i corpi bandistici ovviamente perseguono. Antonio Pini, consigliere e tesoriere della banda di Trigolo, è stato per tanto tempo presidente. Pini, adesso lei cosa suona? Clarinetto. Ah, clarinetto anche lei, quindi qui sì. stiamo come dire, creando la nostra banda, quindi siete ormai, abbiamo già due clarinetti, adesso poi vediamo, il maestro c'è, quindi, e poi mi pare un saxofono, se non ho visto male, con Andrea Chizzoli. È così, Chizzoli? Sì, esatto. Ok, quindi insomma iniziamo ad assestarci. No, ok, Pini, allora per tanti anni anche presidente, l'attuale invece presidente è suo figlio, quindi c'è anche come dire un passaggio generazionale. Ecco, tra l'altro quella di Trigolo, adesso non vorrei sbilanciarmi e mancare come dire di rispetto a tutte le altre formazioni, ma insomma è una delle bande più attive in provincia, o sbaglio? Sì, ma siamo paritetici agli altri, ci mancherebbe, siamo tutti amici e colleghi. Diciamo che è una delle più longeve, ecco. Perché nasce nel 1848 e quindi abbiamo festeggiato i 170 anni appunto nel 2018. E dopo siamo attivi, sì, siamo attivi, abbiamo un buon numero diciamo di componenti e diciamo che è una, penso, delle più numerose come organico. Però mi associo al presidente Maggioni e ai colleghi dicendo che questa pandemia, questo lockdown, il primo era diciamo al buio, non sapevamo cosa ci aspettava e quindi c'è stato poi l'entusiasmo della ripartenza. Noi siamo ripartiti appunto in estate facendo 5 prove e per volontà del maestro Zalibelli abbiamo voluto fare un concerto in piazza a Trigolo chiamato Concerto d'Amore la terza di settembre, proprio nell'occasione della Sagra di Trigolo. Dato che non c'erano né giostre né altri intrattenimenti, abbiamo deciso proprio di offrire alla cittadinanza questo concerto, che è venuto fra l'altro molto bene, la gente aveva partecipato, ma poi subito a ottobre, nonostante avendo una sede molto capiente, perché abbiamo un nocciolo centrale di 250 metri quadrati, delle sale da 30-40 metri, eppure il nuovo lockdown ci ha ammazzati come tutti gli altri. È difficile. Il secondo lockdown sapevamo già di cosa stavamo parlando e quindi è stato, come diceva appunto la direttrice, è stato più duro, perché adesso siamo pronti a ripartire, ma giustamente pensiamo a chi si riaffaccerà, perché tanti poi magari sì, un po' si affievoliscono, però noi abbiamo la speranza che alla richiamata siano tutti coesi e si porti in alto ancora il vessillo di tutte le bande italiane, le bande del Cremonese e tutte le nostre bande locali. Comunque noi ci conosciamo tutti e siamo tutti amici tra di noi e tutti sappiamo le difficoltà di tutti, nonostante chi è magari un organico un po' più rimpolpato, però si fa in fretta a passare da 40 elementi a trovarsi in 20 o in 25 e allora dopo le difficoltà cominciano a diventare pesanti. Certo. Volevo fare un appunto che per le istituzioni comunque noi non siamo esistiti, non abbiamo avuto risorse e non ha parlato mai nessuno di noi e questo mi è dispiaciuto tanto, perché proprio come dice Muti, il vivaio dei futuri direttori o delle future suonatori che vanno nei conservatori parte dalla banda, le bande sono il vivaio di tutto, però c'è stato il silenzio e il buio assoluto e quindi anche noi abbiamo fatto la didattica a distanza, quindi i corsi vanno pagati e le spese ci sono state. Comunque, a parte questo, che è un discorso economico e lo sorpasseremo sicuramente tutti, il discorso è quello di riprendere al più presto per riallacciare e abbracciare tutti e ripartire alla grande tutti, magari fare qualche reunion con tutte le bande del Cremonese. Ci fa molto bisogno. Piacere, lo sosteniamo, ci piacerebbe insomma in qualche modo agevolare questa unione di tutte le bande per questo grande concerto. E però il tema economico, il tema della sostenibilità economica senz'altro c'è. Tornerei dal maestro Andrea Maggioni, che tra l'altro ho dimenticato di ricordare, dirige anche le orchestre di fiati di Casal Buttano e Offanengo, se non ricordo male. Ecco, Maggioni, c'è questo tema della sostenibilità economica? Tra l'altro ho letto che c'era stato un contributo a livello che è stato utilizzato solo a livello
livello nazionale e regionale, quindi alle singole bande di paese non è arrivato nulla in questo anno e mezzo. Esatto, dopo la realtà è stata questa, che sono stati fatti sì degli aiuti, ma che sono stati devoluti alle associazioni che sono nazionali e regionali. Quindi diciamo, per dire, anche la nostra associazione che opera a livello provinciale, noi uniamo bande della provincia di Cremona e della provincia di Mantova, non è stato possibile accedere a questo bando. Quindi capite bene quanto una volta arrivato alle istituzioni nazionali quindi e regionali, questi si è, buona parte di questi fondi rimangano in queste associazioni che dopo senz'altro faranno progetti e attività anche sul, a favore delle bande, però diciamo quello che sono sostentamenti che possono arrivare proprio per le bande stesse che fanno la scuola di musica in primis, quindi il primo approccio sul territorio, purtroppo non è arrivato nulla e quindi questo senz'altro è un po' un handicap di questi aiuti certo. Che effettivamente sono stati stanziati. Bisogna dire che di recente c'è stata un'interrogazione che è stata presentata all'assessore regionale alla cultura dal gruppo del PD in regione, è stata presentata qualche tempo fa e poi di recente sono di nuovo tornati a chiedere attenzione e sostegno per le bande musicali. Il capogruppo Fabio Pizzul aveva chiesto di prevedere ristori specifici che consentissero alle bande realtà importanti per la vita sociale e culturale dei territori di coprire le spese sostenute in questo periodo, perché comunque insomma, il fatto che l'attività sia ferma è comunque impedisce qualsiasi tipo di introito che comunque ci deve essere, perché ci sono delle spese vive anche a volte per l'affitto dei locali e per tutte le altre vostre esigenze, quindi insomma cioè, è stato proprio un problema molto concreto. Come lo state affrontando? Lo stiamo affrontando con, diciamo, con i risparmi, ecco, con le risorse che avevamo messo in cascina, quel poco che avevamo in questi anni e con l'aiuto di tanti volontari. Il mondo è noi tutti siamo volontari, siamo tutta gente che comunque presta la sua attività gratuitamente all'interno delle bande, anche i maestri che invece lo fanno retribuiti, comunque hanno cercato tutti di venirci incontro, di darci un supporto in modo che la scuola di musica, che è il cuore dell'attività della banda, non venisse mai a mancare ma potesse proseguire. Però senz'altro stiamo facendo fatica e speriamo di riuscire ad avere un supporto dalle istituzioni che ci permetta appunto di poter proseguire e di andare avanti con tranquillità nel futuro. Ecco, ma è vero che volendo uno potrebbe devolvere il 2 per 1000 alle bande? Esatto, esattamente. Da quest'anno è stata ripresa quello che era stato fatto nel 2015, quindi il 2 per 1000, c'è un elenco di associazioni culturali che possono devolvere, a cui può essere devoluto il 2 per 1000 della dichiarazione dei redditi, quindi basta mettere il codice fiscale delle nostre associazioni, perché comunque anche noi siamo delle associazioni, ma che comunque dobbiamo essere in regola con gli statuti, con il codice fiscale, avere tutta una serie di norme burocratiche da seguire, dobbiamo essere seguiti anche da commercialisti che ci supportano in tutta l'attività, perché comunque lavorando con dei ragazzi, con dei minorenni, comunque dobbiamo essere a posto al 100% con quanto riguarda tutti gli aspetti fiscali e burocratici. Eh beh certo, indubbiamente. Sono più di 20 le bande che sono presenti all'interno del coordinamento che lei presiede? Sì. Allora noi al momento il coordinamento è formato da 23 bande, purtroppo negli ultimi anni, non solo a causa del Covid, però alcune associazioni purtroppo si sono sciolte perché magari l'organico era costituito prevalentemente da anziani o i paesi erano molto piccoli e quindi alcune associazioni hanno dovuto smettere la loro attività. Ecco, quindi c'è anche un problema di ricambio generazionale, cioè i giovani entrano in banda? Allora, è molto difficile, bisogna trovare gli strumenti e le corde giuste per coinvolgerli. E sicuramente bisogna andare a prenderli dove ci sono i giovani. Io per dire, nelle mie due bande, da più di 15 anni, facciamo dei progetti all'interno della scuola in cui andiamo a invitare i giovani a suonare uno strumento musicale, a far provare i nostri strumenti. Dedichiamo magari anche un intero anno scolastico per poter far seguire, far sperimentare l'utilizzo di uno strumento. Senz'altro i giovani non è più come una volta, da soli non vengono alla banda.
bisogna andare a cercarli dove ci sono. E poi quando uno li va a cercare si scopre che vogliono tutti suonare solo uno strumento, cioè viene, c'è uno strumento che viene in qualche modo preferito, prediletto? Sì, allora di solito tutti partono con una certa idea e magari tutti pensano alla tromba, pensano alla batteria. Dopo sta l'abilità degli insegnanti cercare di ingannarli, tra virgolette, portarli magari su un altro strumento, invogliarli o comunque farli sperimentare tutti gli strumenti, perché dopo facendo delle prove, facendo appunto, suonando tutti gli strumenti che vengono messi a disposizione, magari ci si accorge che la prima scelta era solo dovuta a un fattore emotivo e poi invece magari ci si scopre che si è appassionati a un altro strumento. Certo, però la tromba è quella più insomma gettonata. Sì, in linea di massima sì, è quella che comunque dà, diciamo, più lustro. Sì, certo, più... sentiamo anche gli altri in base alla loro esperienza. Chizzoli. Sì, abbiamo fatto proprio a tema di scuola di musica, stiamo organizzando e partirà settimana prossima un giro strumenti. Abbiamo creato un pacchetto di 6 lezioni da 30 minuti dove un ragazzino indica 3-4 strumenti musicali e proverà in quei 30 minuti un determinato strumento. La cosa verrà fatta in 6 settimane. Abbiamo inserito da quest'anno anche gli strumenti a corda, le chitarre elettriche, i bassi elettrici, la chitarra classica, il pianoforte abbiamo inserito proprio per riuscire a coinvolgere più bambini possibili, avvicinare più bambini possibili alla musica e alla banda. E abbiamo avuto al momento un buon successo. La quindicina di ragazzi si sono iscritti a questo giro strumenti. Bene, 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 bello. Sono notizie queste che confortano, perché vuol dire comunque che riuscite a risvegliare la passione, anche perché sappiamo che nonostante la ricchezza del patrimonio storico, culturale che l'Italia può vantare, purtroppo la cultura musicale in Italia non è sostenuta, non è sostenuta attraverso le scuole dove l'insegnamento della musica è sempre stato un po' bistrattato, e quindi questa vostra azione anche presso i giovanissimi è meritevole anche da questo punto di vista, no? Che dice Chizzoli? Sì, sì, noi stiamo facendo di tutto per riuscire ad accogliere e avvicinare i giovani alla musica. Finalmente dall'anno scorso, da settembre dell'anno scorso, l'unica cosa buona che abbiamo avuto è stata la nostra nuova sede. Il fatto di avere una nostra sede a disposizione per poter fare le lezioni vuol dire tantissimo per noi. Finalmente non dobbiamo più chiedere lo spazio a qualcuno, non dobbiamo più essere vincolati a nessuno. Abbiamo possibilità di essere abbastanza liberi nei movimenti, grazie anche al parroco Don Francesco Gipponi, ci dà molta libertà, proprio perché lavoriamo molto con i ragazzi giovani, e vediamo che c'è un avvicinamento alla banda. L'anno scorso abbiamo fatto un campus musicale all'interno del Grest, una sorta di laboratorio con delle percussioni. A settembre abbiamo raccolto 10 percussionisti. E sono cose che secondo me i bambini devono essere solamente avvicinati alla musica, poi è la musica che li attrae. Oh, sì, si appassionano, si appassionano. Roberta Patrini, e lei come iniziò? Io come iniziai? Io ho iniziato a 8 anni, ecco. Perché mio papà suonava nella banda, suonava al bombardino, e avevo anche una mia carissima amica che già suonava, pur essendo molto piccola, e un giorno in oratorio, dato che la nostra sede era e tuttora dove c'è l'oratorio in paese, e sono andata così per curiosità a vedere una sua lezione. Lì ho incontrato quello che poi è stato il mio maestro, che oggi è di fama mondiale, è direttore Iadre Beniamini, e quindi lui è stato il mio maestro di clarinetto, e la mia passione è nata così grazie a lui, che ha saputo trasmettermi la sua passione. Quindi non ho mai mollato da allora. Beh, insomma, complimenti, e complimenti anche a Beniamini, che ovviamente conosciamo, premiato quest'anno come Cremonese dell'anno dal settimanale Mondo Padano. Insomma, lo ospiteremo nei prossimi giorni, proprio adesso lui sarà in collegamento perché è impegnato, credo, negli Stati Uniti. Però, insomma, un maestro che ha raggiunto proprio i teatri più importanti e famosi del mondo, e in effetti quando fu nostro ospite qualche tempo fa ci ricordò appunto del suo impegno proprio a partire dalle basi, insomma, e quindi
Lei fu una delle fortunate che riuscì appunto ad avere, come dire, l'imprimatur da parte di Beniamini. Beh, insomma, complimenti. E, a questo punto ancora una domanda, perché stiamo quasi per salutarci, per Pini. Beh, insomma, Pini, allora, non so come ha iniziato lei, sicuramente poi ha passato la passione al figlio. Io ho iniziato anch'io da giovane, perché sono, è dal 73 che suono, quindi sono parecchi anni, da una passione di un cugino che poi ha fatto il professionista. E ho imparato dal vecchio maestro Francesco Visigalli, e dopodiché è arrivato Vittorio Zanibelli, ma io ero già in banda, anzi io ho suonato in banda con Vittorio quando lui suonava ancora il clarinetto piccolo. E poi, vabbè, la passione, come diceva Andrea, viene proprio aprendo le porte. Anche noi abbiamo fatto degli open day facendo provare gli strumenti ai ragazzini, infatti abbiamo 20 ragazzini come nuovi allievi, e mi associo a lui dicendo che la maggior parte dei nostri sono percussionisti, che poi tentiamo di dirottare con altri strumenti. Ad esempio, oltre al figlio, nella mia famiglia adesso attualmente suoniamo in quattro: io, clarinetto, mia moglie oboe, mio figlio Alessandro, il presidente, il corno, e mia figlia il sax. L'altra mia figlia, che è già diventata mamma, suonava il flauto traverso, è già venuta a fare ancora qualche prova, e ho già un nipote, perché io sono nonno, che sta imparando il basso tuba, e quando rientreremo a fare le prove entrerà a fare la prima prova in banda, e ha 11 anni. E infatti io le volevo chiedere se per caso anche i nipoti, e vede, mi ha preceduto, quindi anche il nipote, giustamente, ci fa molto piacere vedere questo excursus e questo passaggio di questa passione nell'ambito della famiglia. Beh, insomma, complimenti, veramente. Ci spiace ovviamente non poter dare lo stesso spazio anche a tutte le altre bande dell'associazione e non, insomma, perché sono realtà che hanno veramente quasi, direi, una funzione sociale, che appunto avvicinano anche i giovani alla musica, ne fanno comprendere anche l'importanza e aiutano, insomma, a sviluppare eventuali caratteristiche e attitudini artistiche, quindi insomma veramente andrebbero sostenute molto di più. Speriamo che non lasci il segno più di tanto questo terribile periodo così lungo di fermo. Ci auguriamo che veramente fra pochi giorni la vostra attività possa riprendere nel migliore dei modi, e ci auguriamo anche di potervi ascoltare nelle varie occasioni di festa, dove siete sempre presenti con la vostra allegria e con il vostro coinvolgimento. Grazie ai nostri ospiti, grazie naturalmente ad Antonio Pini, consigliere e tesoriere della Banda di Trigolo, Andrea Chizzoli, presidente della Banda Musicale di Trescore, Roberta Patrini, consigliere e vice direttrice del Corpo Bandistico di Ombriano, e al maestro Andrea Maggioni, che dirige l'orchestra di Casalbuttano e Offanengo ed è anche presidente del coordinamento Bande Cremonesi. Allora, primo appuntamento, ci sono già, al primo appuntamento avete già qualche cosa di pubblico che potete annunciare? Primo appuntamento per la banda di Ombriano è a breve, in realtà, per appuntamento al 26 di giugno. Faremo un concerto in Crema, precisamente al Crema Arena, in occasione della cittadinanza onoraria che verrà conferita a Yader Beniamini. Quindi sarà un super concerto in questa... Beh, insomma, con Beniamini non potevate mancare, allora, perfetto. Grazie, grazie ai nostri ospiti, è stato veramente un piacere, e in bocca al lupo per la vostra attività. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Grazie a voi per averci seguito. Punto a capo 19:30 Cremona 1. Vi aspetto. Vuoi rivedere questo programma? Scarica l'app o vai su cremona1.it.